Parliamo ora di donazione sangue, è fondamentale in questa fase d'emergenza. Associazioni e volontari rilanciano l'appello della Task Force nazionale Umberto Bracili. Le riserve di sangue non sono mai scese in questi giorni sotto la sufficienza per il fabbisogno degli ospedali abruzzesi, mai al di sotto delle 2.000 unità. Dopo le ultime misure del governo, tutta l'organizzazione che ruota intorno al fondamentale servizio dei donatori, ci dice Giulio Di Sante, responsabile di Avis Abruzzo, ha vissuto un delicato momento. All'indomani dell'8 marzo, dopo le misure emanate dal governo, si è registrato un calo nella raccolta di sangue, dovuto principalmente uno al senso di paura e all'altro al disorientamento da parte dei donatori. È durato un giorno lo sconforto, poiché in largo anticipo erano già attive tutte le precauzioni e la campagna mediatica per donare. Il direttore del Centro Regionale Sangue, dottor Colamartino, da tempo aveva attivato una task force. Sono state attivate procedure condivise con tutti i centri trasfusionali e le associazioni di donatori, tese a garantire la massima sicurezza dei centri di raccolta. La situazione è tornata alla normalità, ma quando si parla di donazioni, le unità raccolte non sono mai troppe. I donatori, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione messa in atto da tutte le associazioni, hanno compreso il messaggio rivolto loro, si stanno recando a donare secondo quanto programmato. A loro va il più sentito ringraziamento, così pure ai dirigenti di tutte le associazioni di volontariato del sangue, unitamente ai responsabili e agli operatori dei centri trasfusionali abruzzesi.